Benvenuti a questo incontro nella serie de Il mondo dopo la fine del mondo, un libro che uscirà in libreria in autunno e che però cominciamo a discutere, o i cui contenuti cominciamo a discutere da subito, perché molto legati a questa fase che attraversiamo, ai cambiamenti che ci saranno, che ci sono già a seguito della pandemia e del lockdown e che riguardano molte diverse sfere di attività. In questo incontro, in questo dialogo, ci occuperemo di alcune aree che sono diverse ma molto legate tra loro. Prima di tutto ai rapporti tra le generazioni, poi al tema della scuola e dei consumi culturali. Sono cose distinte, di cui parleremo anche in maniera differenziata, ma che hanno fortissimi legami, come vedremo con i nostri tre interlocutori che sono autori di tre testi nel volume Il mondo dopo la fine del mondo, e sono studiosi che hanno competenze diverse ma anche interessi simili, e cioè Stefano Allievi, Paola Dubini e Andrea Gavosto. Buongiorno. Buongiorno. Io comincerei con Stefano Allievi. Stefano Allievi è un sociologo, insegna a Padova, all'Università di Padova, e nella sua carriera di studioso e ricercatore si è occupato di molti temi, in particolare ne segnalo due tra questi, che sono l'Islam, e in particolare i comportamenti anche della comunità islamica in Italia, le interazioni con il paese, e l'immigrazione. L'immigrazione è stato uno dei temi di cui si è occupato più a lungo. Nell'ultimo suo libro, che è un po' un libro di sintesi, si occupa un po' del futuro dell'Italia partendo da un titolo abbastanza drammatico, che è La spirale del sottosviluppo. E in realtà il sottotitolo recita perché l'Italia non ha futuro. Mi prendo una parte di responsabilità nell'aver concordato questo titolo, visto che è un libro di La Terza. È un libro che tratta anche della questione demografica, che è una delle questioni più rilevanti. Ovviamente il calo demografico e l'invecchiamento sul futuro hanno un'incidenza. Ecco, nel tuo testo, Stefano, per descrivere i cambiamenti in corso, tu parli di tre fratture del paese che definisci con 3G, cioè garanzie, genere e generazioni. Ecco, io vorrei chiederti, appunto, nell'ambito di questo dialogo, di concentrarti su quest'ultima frattura, cioè quella che riguarda appunto le generazioni. In che modo, secondo te, la crisi, la pandemia e il lockdown rischia di aggravare questa frattura? In maniera molto significativa, perché noi partiamo già da una situazione che è drammatica. Noi abbiamo pochissime nascite, abbiamo quest'anno certificato dall'Istat l'altro giorno il record negativo dalla Seconda Guerra Mondiale di nascite. È un paese per vecchi per molte, molte ragioni, gli over 65 sono molti di più degli under 15. Una ricerca dell'altro giorno ci dice che i pensionati sono di più dei lavoratori attivi a seguito anche del lockdown. Sono aumentati i pensionati con quota 100 e sono diminuiti i lavoratori per ovvi motivi. L'età mediana in Italia è in questo momento di 45 rotti anni, ma tra pochissimo sarà, nel 2025, sarà di 52,5 anni, cioè la più alta d'Europa. Di parecchi anni anche. In pratica in questo paese si vendono molti più pannoloni che pannolini, per capirci, quindi è un paese da cui un giovane scappa anche volentieri. Infatti abbiamo l'immigrazione. L'anno scorso sono andate via probabilmente 285.000 persone, in gran parte giovani, giusto per capire il rapporto. Con gli sbarchi sono stati 13.000 l'anno scorso, così capiamo anche di che cosa parliamo. E in più, in questo momento, nel mercato del lavoro, diciamo nel paese, ci sono 3 lavoratori attivi ogni 2 pensionati. Le prospettive al 2045 sono di avere un rapporto di 1-1. Vi faccio il gesto: 1-1, così si vede. Ecco, 1-1, cioè una roba pazzesca che non abbiamo previsto, non abbiamo studiato, non abbiamo di tutto si parla fuorché di demografia nel dibattito politico. C'è un ultimo dato, poi mi fermo con le cifre, ma è la quantità di ragazzi tra i 18 e i 34 anni che vive in famiglia. In Italia sono 2/3, cioè nei paesi scandinavi sono il 20%, da noi il 66%, fino a 34 anni vive in famiglia.
E questo ci dice molto su questo paese. Gli anziani sono di più, votano di più e quindi si fanno leggi per loro. Quota 100 è un esempio. Io credo che l'ultima legge che è stata l'unica veramente legge che è stata fatta a favore dei giovani probabilmente era la legge Fornero, infatti è stata prontamente abolita in qualche modo. E in più, e finisco, il lockdown che cosa aggiunge? Beh, noi faremmo una quantità mostruosa di debito senza interessi, ma sempre debito è. Possiamo seriamente pensare che questo debito non verrà mai restituito, oppure pensiamo che verrà restituito nel lungo termine, ma da chi allora? Non dalle generazioni che beneficiano adesso dei vantaggi di questi investimenti, ma da quelle successive. Quelle successive sanno che devono pagare per i benefici delle generazioni precedenti e per garantire alle generazioni precedenti delle garanzie, appunto, che i giovani che le pagheranno non avranno mai, oltretutto, non avranno mai i livelli di pensione che avrò io, avrai tu, per esempio, e entrano nel mercato del lavoro molto più tardi, in maniera precaria, eccetera. Ecco, quindi la risposta è sì, la situazione era strutturalmente già grave prima, e non tanto il Covid, il lockdown ha dato un colpo di grazia, l'ha resa ancora più visibile. Con un incentivo che io prevedo in maniera molto facile, non sono una Cassandra, cioè proprio banale immaginarlo, l'emigrazione giovanile aumenterà ulteriormente in maniera significativa, non appena anche gli altri paesi riapriranno ai flussi almeno interni all'Europa, e accadrà. Cioè ci vorrà qualche mese, ma dopodiché ripartirà. E a questo punto il divario tra giovani e vecchi sarà, o anziani se si preferisce, a me non fa paura la parola vecchi, sono vicino a quell'età lì, cioè, ci sono dentro, no? e mi piace, anzi, e sarà ancora più grave. Anch'io preferisco la parola vecchio alla parola anziano, ma di cui comunque anch'io non ho paura. Mi sembra molto interessante quello che hai detto e mi sembra che sia in diretto collegamento con ciò di cui ha scritto Andrea Gavosto nel suo testo. Andrea Gavosto è il direttore della Fondazione Agnelli, che da molti anni si occupa di tanti temi. Anche la Fondazione Agnelli si occupa di immigrazione, si è occupato molto di immigrazione, si è occupato anche molto di scuola. Da ultimo mi fa piacere ricordare che con la Fondazione Agnelli la Terza ha pubblicato un rapporto importante sull'edilizia scolastica, che è un tema non da poco. In questi giorni leggevo, Andrea, di un testo di De Mauro che ricordavo, credo sia stato Giolitti a riportare allo Stato centrale la responsabilità dell'edilizia scolastica. Quella cosa che non era una grande riforma ha cambiato il rapporto nord-sud, consentendo anche ai comuni molto poveri di avere una scuola dove prima non la potevano avere. Ma ti volevo chiedere, primo, se condividi l'analisi di iniquità generazionale di allievi, e secondo, in particolare, come ha inciso sul rapporto delle generazioni il lockdown della scuola, le modalità in cui è avvenuto. Questo è il tema anche del tuo testo, vorrei pregarti di darci qualche elemento su questo. Sicuramente, grazie Giuseppe, condivido totalmente l'analisi di allievi e tra l'altro le considerazioni che facciamo sulla scuola si sposano perfettamente, perché allievi ha messo l'accento su, come dire, sulla dimensione quantitativa, quindi il calo sostanzialmente demografico che sta già impattando la scuola. Secondo le nostre stime, nell'arco di 10 anni perderemo 1.100.000 studenti nel sistema scolastico. In realtà è un trend che è già iniziato al sud da molti anni, che a causa dell'arrestarsi dell'immigrazione ormai tocca il nord, e inevitabilmente la demografia, come sappiamo, non mente, perché già in essere in un certo senso porterà a un fortissimo calo di studenti in aula. Allora il punto è, visto che avremo molti meno allievi nei prossimi decenni nelle aule italiane, forse sarebbe il momento di garantire a tutti una qualità dell'istruzione assolutamente confrontabile con quella dei migliori paesi, tipicamente quelli del nord Europa, per non parlare dell'Asia. In realtà il mio timore è che il lockdown e la chiusura delle scuole ci stia spingendo esattamente nella direzione opposta,
quindi non solo avremo meno studenti, ma a causa del lockdown rischieremo anche di avere studenti meno preparati. Perché questo? Perché sappiamo, diciamo, dagli studi che vengono fatti tipicamente durante le pause estive, che comunque una fase di chiusura della scuola così prolungata determina una caduta degli apprendimenti, cioè i ragazzi sanno di meno, determina anche una serie di altre conseguenze negative, per esempio nelle relazioni sociali, nelle cosiddette competenze trasversali, però qui mi concentrerei proprio sulle competenze dure, cioè su quello che i ragazzi studiano. E quello che i ragazzi studiano, non abbiamo ancora i dati per l'Italia, ma guardando quello che si sta verificando in altri paesi, parliamo di una perdita di competenze fra il 35 e il 50%, cioè vale a dire rispetto agli studenti allo stesso punto dello scorso anno, oggi i nostri ragazzi che hanno appunto subito una chiusura scolastica di 14 settimane, che poi sta continuando durante il periodo estivo, ne sanno di meno, ne sanno circa la metà. Questo è un disastro perché per due motivi. Primo, perché sappiamo che i processi di istruzione sono processi cumulativi, quindi se io so di meno adesso avrò più difficoltà a studiare in futuro e devo ovviamente anche entrare magari nel mercato del lavoro, da un punto di vista. Dall'altro punto di vista, questo è un dato medio che colpisce quindi sostanzialmente tutta la popolazione scolastica italiana, ma sappiamo anche che alcune categorie, quelli che hanno avuto difficoltà di connessione ovviamente, i ragazzi con disabilità e moltissimo ovviamente chi viene da ambienti familiari svantaggiati, rischiano di aver subito una perdita di apprendimenti anche maggiore. Quindi questa generazione rischia di avere una ferita che si porterà avanti negli anni, quindi non solo sono di meno, ma rischiano anche di essere meno preparati rispetto ai loro fratelli maggiori e quindi di avere più difficoltà. Noi stimiamo nel testo del volume, sulla base di tecniche che diciamo che gli economisti usano sul capitale umano, sostanzialmente che complessivamente la perdita proiettata sui futuri 40 anni sia equivalente a 10 punti di PIL. 10 punti di PIL sono un'enormità, come sappiamo, sono quello che probabilmente perderà il PIL quest'anno per effetto del lockdown. Quindi proiettato sui 40 anni futuri, sono a livello individuale, parliamo di equivalente di circa 20.000 euro, che moltiplicati per 8 milioni e passa studenti, significa appunto una cifra vicino al 10% del PIL. Quindi noi ci preoccupiamo tanto di quello che succede all'economia, ai ristoranti, eccetera, ma anche in termini economici, in termini di prospettive di crescita del paese, quello che è successo può avere conseguenze molto molto avverse, e forse un paese serio di questo discuterebbe oggi più che di altro. Bene, grazie. Diciamo, Paola Dubini, come Andrea Gravosto, è un economista, ed è come Andrea Gravosto un economista però sui generis, nel senso che Paola insegna management all'Università Bocconi, quindi un'università centrale, diciamo, per la teoria economica non solo in Italia, per l'elaborazione soprattutto di una cosa che va molto al di là della teoria economica, cioè il senso comune dei manager, no? Cioè, se a un manager gli dice che ha studiato la Bocconi, beh, viene rispettato e come dire, è più credibile. Ma Paola però si occupa di una cosa strana per un economista, cioè di cultura. Normalmente uno pensa che un economista si occupi di cose molto hard, cioè il lavoro, la tecnologia, la finanza. Paola da sempre studia la cultura, l'economia della cultura, il management della cultura e i consumi culturali. Su questo ha fatto per noi un libro in una fortunata serie che si chiama Idola, in cui prendiamo una frase e la smontiamo, scritto falso. E Paola si è rifatta una famosa frase attribuita a Tremonti, poi lui in parte l'ha negato, ma insomma, che recita: con la cultura non si mangia. Di fronte a qualcuno che gli chiedeva, credo quando lui era ministro, di investire di più, lui ha detto: signori, qui con la cultura non si mangia, sono altre le priorità. Questo libretto, Paola smentisce da tutti i punti di vista questa frase, non è affatto vero. Non le chiedo però adesso di fare la sintesi del libro, ma di intervenire anche lei sul tema che ha trattato Allievi e Gravosto, e cioè quello delle diseguaglianze generazionali. Sotto questa angolatura però, e cioè innanzitutto i consumi culturali, cioè
prima e durante la pandemia, cosa è successo dal punto di vista delle differenze tra generazioni in questo campo? Io farei dividerei il mondo della cultura in tre aree. Ci sono le industrie culturali e da questo punto di vista ogni generazione ha i suoi eroi. A me piacciono i libri, io, tutte le persone della mia generazione, tutti i miei amici avevano letto Rodari, i miei figli e tutti i loro amici hanno letto Harry Potter. Quindi ogni generazione ha i suoi eroi, e semmai ogni tanto, perché chi produce prodotti culturali, diciamo, sta attento, a volte ritornano con successo, pensiamo ai classici Disney, a volte non riescono a ritornare, pensiamo a Salgari. Poi ci sono le arti performative, lo spettacolo dal vivo, e qui la risposta dipende. Ci sono grappoli di consumatori e di frequentatori molto simili fra di loro, e alcuni artisti che riescono davvero a traghettare generazioni su archi di tempi anche molto lunghi. E poi ci sono le istituzioni culturali che invece, e quindi penso ai musei, penso ai teatri d'opera, eccetera, che prevalentemente si rivolgono o a pubblici molto anziani, diciamo maturi, o a pubblici molto giovani, perché sono, noi diremmo con un linguaggio da economisti, mercati captive, perché vengono attirati attraverso la scuola. Quindi, fatta questa differenza, che cosa è successo durante il lockdown? È successo, lo sappiamo tutti, un grandissimo cortocircuito, perché tutta la parte live si è fermata, la parte fisica, la distribuzione fisica di prodotti culturali ha avuto degli inceppi non da poco, e tutto si è trasferito online, e in buona parte si è trasferito online replicando queste logiche, e in particolare facendo esplodere alcuni canali, come per esempio penso a Twitch e alla fruizione di videogiochi online o di sport, eccetera, hanno riguardato soprattutto pubblici più giovani. Mentre laddove le famiglie erano riunite, a me personalmente è capitato di passare la quarantena con tre generazioni. E ecco, in questo caso ci sono stati invece anche dei meccanismi di apprendimento e di, diciamo, proposta fra generazioni, sia dalle generazioni più vecchie verso le più giovani, questo sto pensando per esempio all'offerta televisiva, o sia il contrario, cioè alcune programmi, alcuni progetti, alcune iniziative digitali che parlavano ai più giovani sono state proposte anche alle generazioni precedenti, e anche c'è stato un po' di fenomeno di formazione reciproca. Però questo è dipeso moltissimo dalle condizioni in cui si attivava la fruizione culturale. È interessante quello che tu dici, anche perché, come dire, a momenti le generazioni esprimono con più nettezza una cultura anti, no? Una cultura che si ribella. Io quando sentivo a 16 anni i Rolling Stones, i miei genitori erano esterrefatti. La nuova generazione mi sembra, per esempio dal punto di vista dei gusti musicali, più eclettica, sì. No? A più e certamente no, sono ancora vivi e vendono anche i ragazzi. Esattamente. Sono quelle famose eccezioni. I Rolling Stones sono una di quelle famose eccezioni. No, ma ci sono. La musica è finita negli anni 70, possiamo metterla così. Va bene, non entriamo, questo lo facciamo un prossimo dialogo, perché questo è un tema molto divisivo. Perché esatto. Ognuno ha i suoi gusti, ma allora abbiamo fatto un piccolo rapido excursus, diciamo, su quello che è successo, ma nel libro Nel mondo dopo la fine del mondo noi abbiamo chiesto agli autori anche di fare non solo e non tanto previsioni,
difficili perché appunto tutto è in cambiamento, ma anche provare a dire questa crisi drammatica che continua, soprattutto in altre parti del mondo, continua a fare a mietere vittime e che certamente anche in Italia non è finita e soprattutto non è finita dal punto di vista economico e sociale. Può essere anche un'occasione, può essere una opportunità, come spesso sono le crisi che rimettono in questione tutto per migliorare, per fare meglio. Ecco, allora volevo chiedere a ciascuno di voi di provare a, diciamo, capire se questa crisi è un'opportunità e anche forse quella di investire di più appunto sulle nuove generazioni e sul loro futuro, che in Italia appunto sono certamente in questo momento un tema molto problematico. Vorrei ricominciare di nuovo con Stefano e come dire, il tema della classe dirigente è un tema molto difficile. Io penso che per classe dirigente poi bisogna avere un concetto molto ampio, ben al di là dei decisori politici. Classe dirigente è chiunque abbia una posizione per cui prende delle decisioni che hanno conseguenze rilevanti su una parte dei propri concittadini. Ecco, tu dicevi, l'hai detto alla fine del tuo intervento, mi sembra che non sembra oggi esserci molto centrale nel dibattito politico la questione demografica e tutto quello che questo ne consegue. Cosa si dovrebbe fare, cosa si potrebbe fare, non dico nel senso di misure pratiche, ma dal punto di vista dei grandi temi o degli orientamenti che oggi il governo dovrebbe prendere per affrontare seriamente questa questione di investire appunto nel nostro futuro, nelle giovani generazioni, dare appunto maggiore possibilità e chance, oltre che accogliere e integrare meglio gli immigrati, cosa che tu scrivi anche nei tuoi libri. Io so che probabilmente per dovere d'ufficio in questa sede dovrei essere ottimista, ma la mia sensazione è questa. Se guardiamo appunto alla classe dirigente, da quale situazione parliamo? Noi abbiamo una classe dirigente in senso largo, come dici tu, e penso per esempio agli imprenditori e ai dirigenti. Nel libro riporto i dati del numero di laureati e persino di diplomati tra imprenditori e dirigenti, ed è un quarto di quello che c'è in Germania e in Olanda. Cioè è una roba pazzesca la differenza. Questo si spiega col fatto che il 90% delle aziende sono piccolissime aziende in Italia, e in Veneto, dove insegno, sono il 95%. Allora, quindi è gente che ha fatto impresa senza aver studiato, e all'inizio può funzionare, hai un'idea. Ma come ci insegna la storia, le borghesie si formano anche con un'idea, un'intuizione economica, e si solidificano, si radicano con l'istruzione dei loro figli e nipoti. E questa cosa non è mai passata, proprio perché la prima generazione ha fatto i soldi facili, diciamo così, il periodo del miracolo del Nord-Est, per esempio. Io ho fatto fatica anche personalmente, da insegnante, a convincere i genitori. Ho visto ragazzi piangere perché i genitori gli avevano detto, quando si è inventato il 3 più 2, la laurea triennale, poi la magistrale, poi ormai hai fatto i 3, sei dottor, basta, finito, non serve investire di più. Cioè una classe dirigente che non capisce il valore dell'istruzione, non, per esempio, non spenderà di più per assumere un laureato. Il gap tra diplomati e laureati in Italia è bassissimo, il gap salariale, la differenza salariale. Cioè è un disincentivo a laurearsi fondamentalmente. È un incentivo lo stesso, perché nel lungo periodo conviene comunque, per poi comunque la usi all'estero e ti viene buona. Ma il problema c'è in politica ancora di più. Gli ultimi anni in particolare ci hanno insegnato questo. Io cito due esempi, uno di qualche tempo fa, uno più recente, il mitico colloquio Laura Castelli, ministro Padoan, questo lo dice lei, diciamo questa cifra, e quello dell'altro giorno, il ministro Di Maio che incontra Draghi e dice: mi ha fatto una buona impressione, è un ragazzo che si farà. Ed è detto appunto da una persona che, non, per carità, bravissimo, ma non ha avuto bisogno di studiare per diventare quasi primo ministro o vice primo ministro. E così per tanti altri. Cioè l'insegnamento è che non serve, con la cultura non si mangia, appunto, e quindi non serve acquisirla. Risultato, spendiamo pochissimo. Qua c'è gente che ne sa molto più di me sull'economia della conoscenza, ma insomma noi spendiamo molto meno della media UE, della media OCSE, in generale per l'istruzione, in particolare per l'istruzione terziaria, ovvero per l'università.
abbiamo la metà dei laureati dell'Unione Europea, abbiamo il doppio degli analfabeti funzionali. Questo c'entra col livello del dibattito. Perché non interessa parlare di istruzione e cultura? Abbiamo il doppio, il 30% degli analfabeti funzionali, in Europa il 15%. A me questo, trovo che siccome il dato sarà lo stesso, forse di più anche tra i politici e tra i decisori pubblici, sia di livello nazionale che regionale, o locale, capiamo bene perché passa, come dire, la cultura e l'istruzione sono le prime robe che si chiudono. Allora come se ne esce? Io diciamo che è molto difficile, date queste condizioni, con questo ceto dirigente. Intanto selezionare un ceto dirigente, forse cominciando a votare delle persone che delle competenze le hanno e che non fanno semplicemente, non sono uguali a me nel senso peggiore del termine, cioè hanno gli stessi appetiti, le stesse invidie sociali, ecco, ma persone che invece auspicabilmente ne sanno più di me. E rende, quindi spendere in questi settori, naturalmente, perché dai dati, dagli studi sulla knowledge economy e dalla knowledge society, poi preferisco chiamarla così, sappiamo benissimo che investendo in questo ne guadagnano anche i non laureati, i non diplomati. Cioè un barista guadagna di più in una città dove ci sono tanti laureati, banalmente. Questo non, come dire, non è conosciuto in Italia, non è nemmeno conosciuto in qualche modo. E rendere appetibile il paese più in generale, perché, come dire, bellezza chiama bellezza, intelligenza chiama intelligenza, ricchezza chiama ricchezza. Se io sto in mezzo a persone, io ho cominciato a leggere così perché avevo degli amici che leggevano, se avessi avuto degli amici che non leggevano probabilmente non avrei cominciato a leggere. Ecco, quindi bisogna costruire un ambiente, un sex appeal, diciamo così, della cultura dell'istruzione in qualche modo, che non c'è, se no non se ne esce proprio. Cioè, e io credo che sia giusto dare, non essere ottimisti di maniera, ma dare questo schiaffo al paese in qualche modo, anche a quei pochi o tanti che ci stanno ascoltando, cioè dicendo guardate che non facciamo finta di niente, se non investiamo in questo settore lì non ne usciamo proprio. Perché non si esce dall'emergenza occupandosi dell'emergenza, si esce dall'emergenza occupandosi degli aspetti strutturali. E quello dell'istruzione e della cultura è uno dei più gravi, insieme alla demografia e al lavoro, ma è fondamentale. Per cui mi dispiace non avere le ricette, alcune sono facili, investiamo di più in cultura, formiamo gli insegnanti che tra l'altro hanno un'età media, santo cielo, in tutti gli ordini e gradi è superiore ai 50 anni. E si è visto in questo lockdown quanti avevano le competenze tecnologiche per insegnare a distanza ai ragazzi, pochissimi. Una parte non c'aveva voglia, ma una parte proprio non ci arrivava, perché l'età media è quella lì. E allora investire nella loro formazione, nell'assunzione di personale più giovane, ricercatore più giovane, eccetera. Una cosa che mi colpisce è che anche inserendo i dottorati in università non scendiamo sotto i 45 anni di età media. È una roba fuori di matto, cioè, non conosco nessun paese che è un gerontocomio di questo livello. Bene, no, mi sembra molto interessante, giro subito la domanda anche ad Andrea Gavoste, non resisto alla tentazione, prima di chiedergli sulla scuola come questa crisi può essere un'opportunità, cosa dovremmo cambiare. Tu vivi, Stefano ci ha parlato del nord-est, tu invece sei in un centro fondamentale nord-ovest, come Torino, vale un po' la stessa regola che ha enunciato Stefano sulle generazioni di imprenditori? Ovviamente a Torino, come dire, c'è in parte adesso la l'industria italiana per eccellenza, però c'è un tessuto anche di piccole e medie aziende. Allora, la regola sull'intuizione iniziale, che però non è perseguita poi nelle generazioni successive per il tessuto impresa nel nord-ovest, è simile o c'è una differenza? No, è simile, è assolutamente simile, è un dato strutturale italiano, una cosa è stata studiata, tra l'altro sappiamo che per esempio le imprese che assumono più laureati e quelle italiane sono fra quelle dei paesi avanzati, quelle che di gran lunga assumono meno laureati, avere più laureati significa anche avere migliori performance dal punto di vista industriale, economico, essere più internazionalizzati. Negli ultimi dati, tipo l'indagine Excelsior, qualche segnale
del fatto che questa struttura di medie imprese, che poi sono le medie imprese esportatrici che stanno andando bene, richiede maggiormente competenze, comincia a esserci, ma chiaramente siamo molto in ritardo rispetto a paesi vicini come la Germania, come la Francia, eccetera. Quindi il problema è serissimo, e l'investimento, diciamo, in competenze, in conoscenza, anche da parte del mondo imprenditoriale, del mondo industriale, non è chiaramente a oggi sufficiente. Poi potremmo discutere se quello che esce dal nostro sistema universitario è sufficiente. Io credo che forse dovremmo anche allargare un pochino l'offerta e fare come appunto in paesi dell'Europa centrale, dare più anche lauree professionalizzanti, eccetera. Ma questo, diciamo, ci porterebbe un pochino fuori tema. Dal punto di vista delle prospettive della scuola, ovviamente anche per me, insomma, anche per le cose di cui mi occupo, è chiaro che il fattore chiave per far ripartire il paese non può che essere l'investimento in istruzione. Quello che è emerso di positivo e di negativo, diciamo, durante questa fase sono, da un lato, partiamo dagli aspetti critici, lo diceva già Stefano Allievi, c'è un deficit di formazione dei docenti, che sappiamo ed è emerso con chiarezza, soprattutto con la didattica a distanza, non è tanto forse formazione di natura disciplinare, cioè le loro materie le conoscono abbastanza. Quello che è veramente drammatico è che nel sistema italiano, ed è l'unico sistema credo al mondo, agli insegnanti non viene mai spiegato come devono insegnare. Cioè i nostri insegnanti, i nostri docenti, non sanno come insegnare, nessuno gli ha mai spiegato, non è obbligatoria nessuna forma di formazione e di aggiornamento, ma soprattutto non è obbligatoria la formazione sulla didattica. Oggi per diventare insegnante basta avere una laurea qualsiasi, fai un concorso, se va bene, se no ti metti in coda, fai il supplente per un po' di anni, aspetti la prima sanatoria, dopodiché entri senza teoricamente aver mai messo il piede in un'aula di scuola. Questo chiaramente non va bene. E questa cosa è emersa in maniera importante durante questa crisi, perché i docenti hanno fatto uno sforzo eccezionale, l'80% non era abituato a usare gli strumenti, le piattaforme tecnologiche, ha fatto uno sforzo notevole per molti di loro, perlomeno, per cominciare a insegnare attraverso le piattaforme digitali. Però è chiaro che poi, una volta arrivati sulle piattaforme digitali, superato, diciamo, l'ostacolo tecnologico, il tipo di lezione è un tipo di lezione molto tradizionale, sostanzialmente la lezione frontale. E questo sappiamo che soprattutto per i più piccoli, le scuole primarie, le scuole dell'infanzia, non funziona, in generale non funziona mai, ma non funziona particolarmente per i più piccoli. E questo è stato, se volete, uno dei grandi fallimenti, diciamo, della fase di didattica a distanza, che, come dire, si è rivelato uno strumento povero che non ha permesso di fare un insegnamento, una didattica più ricca. Quindi la formazione dei docenti è sicuramente la chiave del miglioramento della scuola. La scuola passa attraverso la qualità dei suoi docenti, anche attraverso le strutture, eccetera, eccetera, il rinnovamento, però alla fine quello che importa veramente è come insegnano i docenti. Dal lato positivo raccogliamo questo sforzo, cioè è chiaro che gli insegnanti, di fronte a una fase di emergenza in cui rischiavano di, come dire, recidere il legame con i loro studenti, hanno deciso di affrontare un mondo a loro sconosciuto come quello digitale, largamente sconosciuto come quello digitale. E questo è un segnale positivo. Questo sì, la scuola viene spesso dipinta come totalmente tetragona a ogni cambiamento, di fronte a un'emergenza ha dimostrato di saper cambiare. Non abbastanza forte, ma almeno la direzione è stata quella. Quindi questo è uno spunto di ottimismo, secondo me, per la scuola che verrà dopo il coronavirus. Bene, io credo che in questo conta moltissimo anche quanto i ragazzi stimolati a scuola, meglio stimolati a scuola da appunto insegnanti che siano più capaci di coinvolgerli. Una volta tu dicesti in un incontro in casa editrice una cosa che mi colpì molto: se dovessi indicare una capacità dell'insegnante è quella di allenare al lavoro di gruppo. Questo è fondamentale. Quindi in questo risolvi anche la questione
un po' trita se uno debba coltivare più le eccellenze oppure, come diceva De Mauro, bisogna che si cresca tutti insieme. Nel lavoro di gruppo avrai la persona che è su quella cosa particolarmente più brava, no? Ecco. In questa crescita ovviamente la scuola non è separata dal resto, e quindi chiedo a Paola Dubini, dal punto di vista della fruizione della cultura al di là della scuola, quindi i libri, ma appunto il teatro, il cinema, la musica, cosa si può fare di più? Qualcosa è stato fatto, c'è stata l'app 18, ci sono stati dei provvedimenti in questi anni che hanno, come dire, provato, non so, ci dirai tu se con successo, a stimolare, diciamo, culturalmente i giovani. Ecco, anche da questo punto di vista, come dire, la crisi può essere un'opportunità, e in che direzione bisognerebbe muoversi secondo te? Dunque, io penso che la crisi è crisi, quindi non è che possiamo, non è che posso non tenere conto delle cose che condivido ampiamente che hanno detto Stefano e Andrea prima di me. E quindi è chiaro che in un contesto di questo genere il mondo della cultura, che comunque è un pezzetto della società, non è aiutato particolarmente. Però, siccome a me piace pensare positivo, diciamo, però è successa una cosa particolare durante questa crisi, ed è stato che, diciamo, la cultura, che è sempre stata considerata come qualche cosa altra, qualche cosa che andava per binari suoi, è risultata molto visibile, e devo dire le organizzazioni culturali durante la pandemia si sono date un grande affare, un po' perché hanno beccato questa sberla pazzesca, si sono subito, passatemi il termine, arrabattate a immaginare esperimenti online, cose da fare, prestiti digitali, performance autoprodotte in qualche modo, modi di consegnare i libri all'ultimo miglio. Quindi c'è stato uno scatto, mi viene da dire un po' anche di disperazione, per carità, però di grande vitalità, di grande voglia di esserci da parte degli operatori. E questa cosa, secondo me, va tenuta in considerazione. Va tenuta in considerazione con l'obiettivo di costruirci sopra, perché io penso che l'app 18, io sono, come sai, una grande fan dell'app 18, perché mi sembra perché l'ho sempre voluta leggere come una manifestazione di attenzione e di responsabilizzazione in un momento simbolico, diciamo, nel passaggio all'età adulta. Poi, come tutte le cose, secondo me è migliorabile, ma di sicuro è stato ed è un regalo molto, molto importante, sia da un punto di vista quantitativo che, ripeto, da un punto di vista simbolico. Per me la chiave per cercare di fare leva proprio sui giovani, che incidentalmente sono consumatori culturali, consumano cultura, e anche tanta, e in alcuni segmenti sono anche i trascinatori dei mercati, penso alla musica, penso ai libri, sono mercati importanti. Ecco, io credo che un modo per fare leva su questi segnali di speranza sia quello di considerare davvero la cultura come una risorsa che abbiamo, e quindi cercare di fare in modo che attraverso questi strumenti ci possa essere un incentivo agli operatori a collaborare un po' di più, per esempio, a migliorare la loro offerta. Faccio un piccolissimo esempio. Sono aumentati durante la pandemia moltissimo i prestiti digitali da parte delle biblioteche. Perché sono aumentati? Beh, diciamo, sono raddoppiati. Perché sono raddoppiati? Beh, intanto perché erano pochissimi, quindi è più facile raddoppiare un numero piccolo. E fa qui. Però sono anche raddoppiati perché comunque un po' di bisogno di libri da prendere in prestito c'era, non c'era più la possibilità di prendere fisicamente a prestito, di necessità virtù, la domanda si è rivolta ai prestiti digitali che già c'erano e prima nessuno teneva in particolare, cioè pochissimi tenevano in particolare considerazione, ma dall'altra parte anche le biblioteche hanno cercato di migliorare il servizio.
Cioè, bisogna cercare di fare in modo che un momento, diciamo, oggettivamente difficile, ma nel quale si dà una chance al mondo della cultura, beh, venga colto considerando la risorsa. E per me questo passa anche molto dai giovani, perché i giovani sono consumatori culturali. Posso, Giuseppe, prenderti un ruolo e fare una domanda a Paola? Perché siccome a me, non so perché, ma mi riesce meglio essere pessimista, me lo dico con ironia, ma ci sorrido sopra, però a me ha colpito molto una ricerca di qualche settimana fa che diceva che chiedevano a un campione rappresentativo dell'Italia, quindi degli italiani, quali erano i settori più utili e meno utili. Naturalmente più utile la sanità e il più inutile la cultura. La cosa è straordinaria perché da parte di persone che hanno passato quei mesi a guardare serie su Netflix, ascoltare musica, videogiochi e non pensavano che quella roba lì fosse cultura, evidentemente, perché se no... Allora, come si fa a, in qualche modo a far percepire questo? Perché il prestito delle biblioteche è un esempio molto carino, ma lo sappiamo tutte e due che è marginalissimo. Mentre invece la catastrofe che colpirà il teatro, la musica, eccetera, che anche questo peggio lo dobbiamo ancora vedere, però è stato il settore in cui si è investito meno in assoluto. Meno. Perché non c'ha nessun potere, quindi potevi dirgli a voi niente, neanche i 600 euro delle partite IVA, perché tanto voi, come dire, non contate, come diceva il Marchese del Crillo, quella roba là, non contate niente, quindi. Allora, io penso che ci voglia un po' di coraggio. La situazione è oggettivamente molto difficile perché stiamo parlando di settori fragili dal punto di vista economico e che quindi, diciamo, hanno pochissimo spazio dove aggrapparsi. Però, diciamo, a me sembra che ci siano dei bisogni grossi come case, che se, diciamo, per soddisfare i quali, se utilizzassimo anche un po' la cultura, penso che risparmieremmo. Cioè, la butto da bocconiana su una questione puramente economica. Ti faccio due esempi. Il primo esempio è che a me oggi è capitato di andare in trasferta, credo che fosse la seconda volta dalla fine del Covid, e di trovarmi in una situazione di leggero imbarazzo su come salutare le persone. Cioè, a chi possiamo chiedere come si deve reinventare la socialità dopo che per mesi le nostre relazioni sono state gestite per decreto? Io credo io lo chiederei al mondo della cultura e al mondo del turismo. Perché? Perché sono quelli che hanno il maggiore interesse economico a risolvere il problema. Per cui, come si fa a essere distanziati ma godere di un'esperienza senza avere 75 regole e basta? Le regole le dobbiamo avere, ma dovremmo avere qualche cosa d'altro. Altro problema: ci stiamo senz'altro portando dietro un po' di trauma da questi mesi. Credo che questo sia un modo molto blando di dire la cosa. Non potremo mica curarci tutti a Prozac. Costerebbe infinitamente meno fare leva sui mondi della cultura per farci sorridere, farci sognare, farci tenere per mano, farci incuriosire, farci divertire. Ecco, questa è la cosa su cui io penso che avremo bisogno di avere un po' di coraggio, e penso che chi deve avere un po' di coraggio sono tre categorie, quattro. La scuola, perché c'ha un drammatico bisogno di essere aiutata e ha bisogno di avere intorno una comunità educante. Oh, allora, possiamo per favore chiedere al mondo della cultura di fare questo lavoro, che in linea teorica è un suo lavoro, ma in modo molto più vicino. Un'altra, lo dobbiamo chiedere alle imprese, perché quelle poche che abbiamo, fra un po' non avranno proprio nessuno da assumere. E quindi la dimensione territoriale, forse bisogna cominciare a ricostruire una relazione con il territorio
e la relazione con il territorio è fatta sì di opportunità di lavoro, ma anche di piacevolezza di vita. Lo dobbiamo chiedere agli amministratori che mettano anche il mondo della cultura in una serie di agende per andare a chiedere soldi in Europa con i fondi strutturali, con i recovery fund, eccetera. E dobbiamo chiedere agli operatori culturali, secondo me, di pensarsi un po' più come aziende, come organizzazioni, ma non con un'idea di profitto, in quanto gestione, come facciamo a creare un contesto che ci permetta di operare. Non è una scommessa semplice, però se non ci proviamo adesso... Bene, per chiudere, come si dice in televisione, con una battuta, chiederei ad Andrea Gavosto, sei d'accordo? Sì, no, sono assolutamente d'accordo. Non voglio fare l'ottimista a tutti i costi, però leggevo... Fai l'ottimista, ci serve. Il rapporto Istat che... Lascia un sorriso. Sì, no, ma volentieri. No, io tendenzialmente anch'io sono uno che vede più il bicchiere mezzo vuoto. Però leggevo, per esempio, nel rapporto Istat che abbiamo citato anche in questa conversazione, che effettivamente, per esempio, la lettura di libri, una parte di consumi culturali è molto cresciuta in questa fase. Io non ho letto neanche un decimo dei libri che mi ero ripromesso di leggere durante il lockdown, però evidentemente non faccio testo. E alla fine ho lavorato troppo, forse. Però sostanzialmente questo può essere una base, così come sicuramente la scuola, diceva giustamente Paola, ha bisogno, anche perché c'è una questione di spazi, di far fare anche cose diverse, visto che non tutti le classi potranno stare in aula, avrà bisogno di frequentare più luoghi della cultura, i musei, in questa fase. Quindi questa, da quel punto di vista, c'è obiettivamente un'opportunità. Dal lato della domanda, probabilmente avremo un'opportunità a seguito del coronavirus. Credo che abbia molto ragione Paola, la mia sensazione è che dovrebbe cambiare anche un po' l'offerta culturale. Quello che temo è che in questa fase di grandi mance, in cui si danno sostanzialmente soldi un po' a pioggia, eccetera, eccetera, questo non sarà facile, perché non ci sarà un forte stimolo, come dire, a selezionare i progetti migliori, eccetera. Però è una cosa che, come paese, immagino, comunque dovremmo fare in tutti i campi della cultura e dell'istruzione. Bene, io vi ringrazio molto. Ringrazio Paola Dubini per aver detto una cosa fondamentale che molti non sanno nel nostro stesso mondo, cioè i giovani sono grandissimi consumatori di cultura. Nel mio settore pochissimi sanno che i più grandi lettori di libri sono i ventenni e i trentenni, leggono molto di più di quelli della mia età. Mi fa essere ottimisti sul fatto che possono essere anche soggetti di conflitto, perché le idee muovono nella storia attraverso i conflitti. E se c'è una generazione che prende in mano il proprio futuro di più e confligge apertamente, non solo sui temi dell'ambiente, dove questo è evidente, che c'è, come dire, un inizio di conflitto generazionale, ma anche su vari temi, tra cui quelli di cui abbiamo parlato, cioè la scuola, i consumi culturali, ovviamente penso, guardando allievi, anche tutto il grande tema dell'integrazione. Voglio dire, io credo che se questa giovane, nuova generazione, che appunto soffre delle molte diseguaglianze di cui abbiamo parlato, è più capace di quanto non sia stato negli anni scorsi di fare una cosa che le generazioni hanno fatto in passato, cioè fare anche delle battaglie collettive per, come dire, pretendere non solo più spazio per sé, ma l'affermazione anche di valori collettivi, di beni comuni, come si dice. Credo che nei settori, soprattutto della formazione e della cultura, credo che questo sia molto importante. Nel libro Il mondo dopo la fine del mondo questi temi hanno una parte molto rilevante, la hanno molto di più di quello che avete detto anche nei vostri testi, di cui ci avete dato soltanto alcuni piccoli. Eccola, Paola. Scusami, Giuseppe, mentre parlavi mi è venuta in mente una cosa che è molto vicino a quello che diceva all'inizio della chiacchiera Stefano, e cioè che noi tendiamo un po' anche a colpevolizzare alcuni mercati. Quando, per esempio, diciamo è pericolosissima la movida, perché la movida è un mercato fatto da giovani, ma è pericolosissima anche
il settore della macellazione delle carni. E come mai è stato dimostrato che i posti dove si macella la carne hanno creato sono stati focolai di pandemia enormi, ma quando dobbiamo dire qual è lo spauracchio è la movida, e la movida è un pezzo di PIL anche. Allora, lei sociologicamente si spiega in maniera molto facile: sono le maggioranze che prendono una minoranza come capro espiatorio, i giovani sono minoranze. Esatto, no, infatti mi è venuto in mente adesso perché è esattamente in linea con... A parte il fatto che il gerontocomio, diciamo, è dominante nel giornalismo, nelle TV, nell'editoria, però... Bene, dobbiamo confidare però nel fatto che i giovani hanno generalmente maggiori energie dei vecchi e che quindi le spendano bene, non è detto, ma che le spendano bene. Esclusi i presenti che sono energicissimi. Molto, molto energetici. E soprattutto in questo dialogo l'avete dimostrato. Vi ringrazio molto e chi ci ascolta, spero che ascolti anche gli altri video che sono di parte di questi dialoghi, come anche i podcast che saranno e che sono già online. Grazie mille e al prossimo dialogo, al prossimo incontro. Grazie, ciao, arrivederci.